Verona, Civica per Verona, Tosi, sindaco 36,6%, Partito Democratico 14%, Lega Nord, Liga Veneta 10,2%, 5 Stelle 9,4%, Popolo delle Libertà 5,2%, UDC 3,2%. È una vittoria nettissima per il sindaco Tosi, una vittoria netta per la sua lista, la lista personale, quella che era stata oggetto di un lungo braccio di ferro con Bossi, che invece era contrario. Ha preso addirittura 3 volte i voti. I consensi della lista della Lega Nord. Il congresso federale si avvicina, bisognerà scegliere un nuovo segretario. Lei che cos'è che diceva prima? Che Bossi in qualche modo che si è ricandidato è stato mal consigliato da qualcuno? Ma io credo che Bossi abbia fatto un gesto splendido, fra l'altro riconosciuto parlando con la gente per strada, anche da chi non è leghista, nel dimettersi, perché non era tenuto a farlo, perché lui era la E Lega nel e l'ha costruita, ricandidarsi? e di converso nel ricandidarsi è una cosa che ovviamente è poco coerente con le dimissioni, ma soprattutto io credo che chi gli sta vicino e ha provato a gestire la Lega attraverso di lui per anni, facendo male alla Lega, oggi rischi di far del male a lui ancora e alla Lega, spingendolo ad una ricandidatura che, da un punto di vista politico, da parte dei cittadini sarebbe poco comprensibile. Quindi lei vede Maroni, insomma, la guida Ma della io nuova credo Lega. che bisogna cercare il segretario federale che porti il maggior consenso al movimento, non solo in Veneto, non solo in Lombardia, ma in generale. Quindi, a livello sia politico che geografico, cercando di allargare il consenso. Io non sono assolutamente d'accordo sulla ricandidatura di Bossi. La parentesi bossiana si è chiusa. Se da un lato, l'avete detto, a Verona la Lega è andata molto bene, su 100, oltre 150 piccoli comuni che sono un po' la forza del partito sul territorio, possiamo dire, dove la Lega si è presentata, possiamo dire che al momento vince solo in 6 comuni in Lombardia e 3 comuni in Veneto, chiaramente a parte le grosse città. Perde la Lega paesi, il paese natale di Bossi, Cassano, Magnago, perde anche il paese di Calderoli, Mozzo. Sentito che Bossi forse si ricandida? Non lo so, speriamo di no, Perché? perché io sono un marognano. E perché secondo lei quindi Bossi? E adesso il Bossi dovrebbe cambiare, dovrebbe lasciare agli altri. Prima si dimette, poi si ricandida, o rimani o te ne vai, no? Il timore è che ci sia un po' dietro la vecchia nomenclatura, soprattutto, che magari vuole un po' ostacolare il cambiamento che c'è stato in questo periodo. Me lo immaginavo, però non me lo sarei aspettato in un momento come questo, dove si vede che comunque un Maroni come adesso riesce a guidare bene la Lega Nord. Ormai il boss, insomma, è ora di che faccia il presidente, ecco, non il segretario. Ci deve essere la lista di Tosi. No, la lista di Tosi, non mi pare che Tosi possa presentare la lista civica col suo nome. Sarebbe danneggiare la Lega, quindi. Bossi ha risposto, diciamo, a stretto giro di posta a Tosi, dicendo che Tosi è uno stronzo. Scusate il mio francese, ma queste sono le parole del leader della Lega, e ha anche detto che ha portato i fascisti dentro la Lega e che questo non si potrà sopportare ancora per molto tempo. Si candiderà come segretario federale adesso al congresso? Ah, per forza, quindi si candiderà anche lei insieme a Maroni. Sì, se no la gente lo fa per la gente, si candida per la gente. Per il movimento, deve tenere assieme il movimento. Quindi non si ritirerà dalla politica? Non è stanco? Una volta l'ho sentito dire che era stanco. Sì. È un guerriero! Saremo stanchi quando avremo fatto la battaglia. Bravo! Questa sera qui c'era uno striscione che era molto chiaro, diceva Bossi segretario. Ho fatto parlare. Ma quindi vuol dire che si candiderà? Questo lo sapete. Io qua non te lo faccio. Dio Maria, se io mi consiglio, la gente comincia a pensare che sti qui per fare qualcosa.